ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere la festa e a Scienza, sposalizio del mare, e quindi abbiamo avuto questo evento straordinario, veramente importante, e ce ne parla il professor Marco Zanetto, che è in collegamento. Pronto? Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, siamo fortunati, dicevo, perché lei è anche componente del comitato Festa della Scienza, quindi insomma entriamo proprio nel vivo, nel vivo, certo, dell'organizzazione. Allora, professore, un grande evento secolare, ma che mantiene sempre un fascino, un'attrazione. Ecco, come mai è immutato questo spirito di questa festa? È uno spirito fondamentale che è rinato soltanto recentemente. Perché ad esempio quando quelli di una certa età come me erano bambini, si ricordano benissimo che c'era un ricordo della cerimonia del tutto in sordina, c'era un semplice motoscafo del comune, giungeva nei pressi della bocca di porto del Lido e lì lasciava cadere una corona di alloro, credo. Insomma, era una cerimonia molto... Molto piccola, sottodimensionata rispetto a quella che dovrebbe essere la realtà e che per fortuna almeno in parte sta riemergendo in questi ultimi decenni. Vorrei dire due cose che sono scritte anche in un mio volume a proposito di questa festa della Scienza, che possono essere utili per iniziarsi a chiarire le idee a chi non sa o sa poco di questa grande tradizione. Allora, diciamo subito che è una tradizione che inizia già dal 979, perché in quell'occasione il padre del grandissimo Pietro Orseolo II lascia il dogado e provvede a lasciare stipulare un contratto con una lauta somma proposito perché possa essere degnamente festeggiato un momento di incontro fra quella che era ancora Rivoalto, sarà poi Venezia, e il mare. Quindi un approccio, diciamo così, della grande festa inizia già 21 anni prima del 1000, sì, è giusto, sì, ricordarsi questo. Poi naturalmente il colpo grosso, diciamo così, avviene nel 1177 con la pace di Venezia fra il Papa, il senese Rolando Bandinelli, Sandro III naturalmente, Federico di Hohenstaufen, soprannominato Barbarossa, e il doge Sebastiano Ziani. Questo doge è stato semplicemente favoloso per la storia di Venezia, anche se forse non è fra quelli più ricordati, ma è un gravissimo errore storico. Perché? Perché con lui cambia proprio la struttura della città. Prima di tutto il palazzo ducale non ha più la sua caratteristica forma turrita a castello, ma comincia ad avere una forma assai più simile a quella attuale, quindi senza difese, perché non sono più necessarie le difese, non si temono più sedizioni. Poi la città si ingrandisce, si formano già i sestieri, quindi esiste già un embrione del Maggior Consiglio, mentre esisteva già un inizio del Maggior Consiglio, un embrione del Minor Consiglio, appunto con un membro per ciascun sestiere, e poi il Maggior Consiglio che esiste già. Ed è interessante notare che il resto del patriziato apprezzava Ziani, la famiglia Ziani, c'è stato anche un altro doge, Pietro Ziani, però non voleva che gli Ziani acquisissero troppo potere e allora hanno stipulato tutti, anche col doge, un patto per evitare quello che noi diremmo modernamente il conflitto di interessi. Venezia era così avanti economicamente, anche sotto il profilo della legislazione, che già dal 1171, da quando è in carica Sebastiano Ziani come doge, esiste proprio una serie di contratti per evitare, di stipula, per evitare il conflitto di interessi, che riguarda anche la sua moglie Troilla Malipiero. Per cui fino a che esercita il dogado, ci sarà un gruppo di probiviri, esperti in materia economica, che
come dire, controlleranno le sue risorse. Questo è molto interessante. Certo. All'epoca, a quell'epoca. Sì, straordinario. Sì, straordinario. Veramente. Poi da Rialto si mutò il nome in Venezia. C'è anche una serie di accordi formidabili fra il Maggior Consiglio e il Doge Ziani da una parte e il Papa e lo stesso imperatore dall'altra. Perché cosa succede? Succede che dopo la vittoria di Legnano e il giuramento di Pontida, eccetera, eccetera, le parti si riuniscono a Venezia per addivenire a una pace e Venezia trae un enorme vantaggio sotto tutti i punti di vista. Perché? Perché si rende amica il papato, che naturalmente è una mossa molto astuta e positiva. Ricordiamoci tutti che nei pressi di Rialto esiste una lapide che ricorderebbe la fuga del Papa dalle grinfie dell'imperatore e il suo rifugiarsi a Venezia. Forse leggenda, ma insomma c'è una parte di verità, nel senso che certamente Venezia, l'ultimo, ha dato una mano formidabile sia al Papa che anche alla ratifica della vittoria dei comuni. Nello stesso tempo però, proprio a Venezia si siglano importanti trattati commerciali e alcuni altri si rinnovano fra Venezia e il Sacro Romano Impero della nazione germanica, cui era imperatore Federico. Quindi Venezia trae da questa situazione di pace il massimo vantaggio economico, ma non solo, ottiene se possibile ancora molto di più. Ecco perché è così importante entrare nel cuore della festa della Sinsa, perché non è una soltanto una vuota celebrazione, ma è il ricordo di una potenza raggiunta veramente straordinaria, anche se tanti libri di storia, quasi tutti insomma, non la riportano nelle sue esatte e corrette dimensioni. Perché? Perché in quell'occasione, con la pace di Venezia, il Papa dona al Doge quel ricco ombrello, specie di ombrello decorato, una specie di grande baldacchino mobile, che protegge il Doge dal sole o dalla pioggia. Lo vediamo benissimo nelle tante stampe, nei tanti quadri delle processioni, no? Quando c'è quel ragazzo, che quella serie di ragazzi che sorreggono quella sorta di enorme ombrello super decorato sulla testa del Doge. Ecco, quella sorta di super ombrello ha un significato enorme per gli uomini del Medioevo. Non è un orpello, è qualcosa di fondamentale. Perché? Perché soltanto il Papa e soltanto il Doge potevano in quel periodo e da quel periodo in poi fregiarsi di quel simbolo, cioè di quella copertura riccamente adornata, definiamola così. E l'imperatore poteva dal canto suo ripeterlo soltanto se fosse stata approvata la sua nomina ad elezione di imperatore dal Papa. Quindi significa che il potere sia del Doge che del Papa derivano, come dicevano all'epoca, da un avverbio latino immediate, cioè senza mediazione da Dio, mentre invece tutti gli altri poteri, a cominciare addirittura da quello del potentissimo imperatore di Bisanzio, il Vasilev, erano impediti a fregiarsi di quell'ombrello decorativo che tanto significato aveva in quell'epoca. Noi contemporanei, naturalmente, se non sappiamo queste situazioni, perdiamo il succo della vicenda, diciamo così, che è una vicenda straordinaria per Venezia. Infatti lo stesso sposalizio è di per sé straordinario, con il Doge che sposa il mare. E perché va nella bocca di porto di San Nicolò? Non è un caso, perché anche gli psicologi e sociologi dell'età moderna ci dicono che le fasi del trapasso sono sia per gli uomini che per la natura le fasi più delicate, i momenti di passaggio. Ecco che naturalmente andare nella bocca di porto di San Nicolò significava effettuare il passaggio dalle acque della laguna alle acque dell'Adriatico, il golfo di Venezia. Quindi era un momento delicato per i marinai, per le navi di quel tempo, per la navigazione, e con questo matrimonio si pensava di sancire l'unione indissolubile tra gli sforzi e gli interessi dei veneziani e le forze marine, il mare, che a volte sappiamo benissimo può esercitare
una potenza distruttiva nei confronti delle attività umane. Ecco perché la festa dell'Ascensa, dell'Ascensione, ha un carattere così particolare per Venezia, e solo conoscendolo fino in fondo si può apprezzare tutta la sua grande storia e anche quell'eccezionale avvenimento raccontato dalle cronache del 1177. Bene, veramente, allora ecco, è più chiaro il senso di questa festa, da dove viene e appunto questo spirito particolare che lega Venezia al mare, cioè si uniscono, diventano una identità quasi unica, quasi. Esatto, sì. Ha detto quindi, benissimo, proprio così. Allora, ecco, poi abbiamo il cerimoniale, insomma, questa imbarcazione, il Bucintoro. Nel sì, passato sì, sì, è sempre stato così fastoso il Bucintoro, professore, sempre così? No, naturalmente ci sono state 6 rivisitazioni del Bucintoro, sì, e le ultime naturalmente erano straordinarie per fasto. Pensi che l'ultimo è stato costruito ancora prima degli anni 40 del Settecento, ma era in grado di navigare perfettamente, aveva solo un difetto, da tanto era carico di ori, di statue, di preziosi, cioè, vale a dire, come dicevano in quell'epoca, scarociava, cioè tendeva a rollare un po' troppo, era instabile e soffriva nelle fiancate le ondate marine troppo insidiose, troppo potenti. Ecco perché i marinai del Bucintoro preferivano navigare quando le acque erano più tranquille, proprio perché la nave era così appesantita dagli ori, dalle decorazioni che noi tutti ricordiamo, Nettuno a prua, Venezia sotto forma di giustizia, eccetera, eccetera. Ecco, era così appesantita che bisognava stare bene attenti che non affondasse o con qualche mossa maldestra o con qualche ondata nettamente al di sopra della media. Certo, comunque insomma è sempre stato così un'imbarcazione, forse la più importante, diciamo, ecco, la più importante della storia della Repubblica della Serenissima. Sì, la sua costruzione veniva lodata, era ricordata, sappiamo che alla Biblioteca Marciana, poi anche all'Archivio di Stato, ci sono anche tante composizioni, sia poetiche sia musicali. Io qui ricordo quella di Favolosa di Antonio Lotti, che ricordano le varie ristrutturazioni e le varie edizioni, diciamo così, del Bucintoro, che sono state 6 in tutto lungo il corso dei secoli. Sì. Allora, professore, abbiamo 2 oggetti simbolo, insomma, questo anello e la corona di alloro. Ecco, l'anello, in senso, anche qui torniamo al senso di unione, insomma, tra Venezia e il mare, a questo significato, a questo in questo senso. Sì, 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 lo sposalizio. Poi un fatto fondamentale, e qui viene ribadita la religiosa laicità dello Stato veneziano, era il patriarca di Venezia, il vescovo di Venezia prima del 1451 e poi il patriarca di Venezia dal 1451, il primo protopatriarca è stato il beato e poi santo Lorenzo Giustinian, come ben sappiamo. Ecco, era il vescovo, il patriarca, che consegnava l'anello al doge e il doge lo gettava in mare. Questo significava, nella simbologia dei personaggi dell'epoca, il predominio della figura laica del doge sulla figura religiosa naturalmente impersonata dal patriarca. Quindi testimonia ancora una volta nello Stato veneziano il primato della laicità, anche se il clero godeva comunque di uno straordinario prestigio e poteva ispirare tutte le azioni dello Stato veneziano, però non poteva dirigerle, perché tutto doveva essere nelle mani dei laici, a proposito della direzione dello Stato. Quindi un primo Stato laico è stata la Repubblica, se possiamo affermare così. Certo, certo, ecco, certamente, ecco, sì, certo. E infatti la tanto decantata Inghilterra e poi il Regno Unito, pensiamo ai matrimoni, pensiamo all'elezione di re Carlo III, eccetera, eccetera, praticamente ha copiato Venezia, perché naturalmente la regina o il re sono a capo della Chiesa anglicana.
Allora, professore, questa cerimonia, ecco, siamo entrati proprio nel vivo della storia, però era accompagnata anche da un aspetto commerciale, la fiera, l'esposizione dei prodotti Ma certo. Degli operatori. Ecco, che fiera era? Fiera di Assenza, no? Chiamata proprio così. Era importantissima, tanto che forse non tutti lo sanno, lo dico. Ecco, sappiamo che l'ultima e definitiva pavimentazione di Piazza San Marco è dell'inizio degli anni 40 del Settecento con Andrea Tirali, che fra l'altro era anche proto ai murazzi per evitare delle acque alte eccessivamente pericolose. Ecco, noi tutti ci ricordiamo quegli strani ghirigori che troviamo in certe parti della piazza, no? Perché prima era a spina di pesce, sì, con le altinelle. Adesso invece c'è questa pavimentazione con quelle strisce bianche che seguono determinati rettilinei. Ecco, quelli erano i limiti di tutte le fiere, di tutte le bancarelle che potevano esporre in occasione della fiera dell'Assenza. Bene, quindi c'era anche l'aspetto commerciale che era molto importante. Sì, fortissimo, anche ovviamente, perché naturalmente venivano anche tantissimi turisti. Sappiamo che Venezia era una tappa privilegiata del Grand Tour 6 e 7 centesco, dei nobili, dei ricchi che volevano acculturarsi, che volevano conoscere l'arte, la pittura, l'architettura. Naturalmente Venezia faceva la parte del leone in Italia, ovviamente assieme a Roma, certo, per cui c'era un aspetto turistico commerciale sempre fortissimo. Allora, professore, andiamo ai giorni nostri. Abbiamo visto veramente una grande cerimonia. E oggi che senso ha? Come lo viviamo questo momento? Ho visto che c'è stato un aggancio meritato con i zattieri di Piave. Ricordiamoli questi grandi personaggi, questi grandi uomini. Sì, sì, sono stati degli uomini formidabili perché hanno consentito proprio la crescita. Prima la nascita e poi la crescita materiale di Venezia. Sappiamo che Venezia si regge su decine di milioni di pali conficcati all'ingiù fra le fondamenta e il suolo, diciamo così, barenoso, melmoso, piuttosto molle, fino ad arrivare allo strato di Caranto, che sta a rappresentare l'antico livello della pianura. Quindi gli zattieri hanno veramente contribuito a rendere possibile la vita a Venezia con il trasporto dei tronchi, del legname, anche con il trasporto naturalmente dei viveri, il latte delle Dolomiti, delle Prealpi, delle colline, il formaggio di quelle zone, la carne di quelle zone, tutto naturalmente all'insegna del commercio utile sia agli zattieri, ai commercianti alimentari che naturalmente ai veneziani. Ma soprattutto per il fornimento, insomma, quello che era l'arsenale che non poteva appunto vivere se non aveva il legname delle valli. Assolutamente, fuori di dubbio. Sappiamo che naturalmente, visto che la Repubblica di Venezia era anche ecologista, sappiamo che c'erano soltanto alcune zone da cui si poteva trarre questo legname, erano zone controllate, erano i boschi di San Marco, che erano supervisionati da degli esperti, sia per garantire la migliore qualità del legno e sia per impedire, cosa giusta, l'eccessivo depauperamento boschivo di quelle zone. Era ecologica e magari qualche insegnamento lo possiamo trarre anche ai giorni nostri, soprattutto per quello che era la severa legge della tenuta, della manutenzione della natura, degli alberi, dei boschi, rimboschimento. Certo, giustissimo, e della laguna. Esatto. Non dimentichiamoci che sin dal XV secolo soltanto lo Stato può intervenire sulla laguna. I privati non potevano mettere neanche un palo. Doveva intervenire lo Stato su richiesta, poi naturalmente approvata dai magistrati alle acque, da parte dello Stato. E dicevano che palo fa palù, no? Sì, quindi sì, il palo, esatto, provoca la palude, e non si potevano neanche prendere i peoci, le cozze, ecco, dai pali, per impedire che questi pali avessero a soffrire da questo
che era in sostanza un depauperamento dell'ecosistema lagunare. Insomma. Certo, allora insegnamento concreto, senza tanti giri di parole, senza tanta burocrazia, andavano subito al concreto, giusto per tutelare l'ambiente, che era fondamentale. Professore, noi la ringraziamo, grazie. Bene, saluti e in bocca al lupo a tutti. Grazie professore, saluti. Gentilissimo, grazie.